L'Inter Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni sulla linea dei difensori a centrocampo, Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu e Perisic. Martinez Correa con questa sorpresa al posto di Dzeko. Risponde il Sassuolo con consigli Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio. A centrocampo due uomini, Lopez e Frattesi, Berardi, Djuricic, Boga. A ridosso di De Vrij, unica punta, quindi non c'è Scamacca, non c'è Raspadori e quindi insomma una Dionisi che si copre. Sì, anche la scelta dei due mediani, cioè è una squadra che effettivamente sulla carta bada al sodo stasera. Palla in gioco da 27 secondi tra i piedi dei giocatori del Sassuolo che la palleggiano nella propria metà campo. Stanno studiando il piazzamento dei compagni con Maxime Lopez in possesso della sfera, la restituisce al difensore centrale, poi tenta una verticalizzazione nel cerchio di centrocampo, nulla di fatto perché con cautela sta avanzando il Sassuolo, però è l'Inter che risponde immediatamente con questa accelerazione, palla dentro per Lautaro Martinez, l'uscita di consigli che neutralizza, Çalhanoğlu ha avuto sui piedi. Çalhanoğlu non c'è arrivato per scattare il portiere. Forse un po' timido, forse, non lo so. Magari non ha visto che era in ritardo e quindi non ha messo il piede alla fine. Ottimo il passaggio in area per Çalhanoğlu che non salta il portiere alla fine e la fa sua. No, però Çalhanoğlu ha fatto un ottimo movimento. Mi è piaciuto il movimento. Poi chiaro il passaggio era forse leggermente lungo. Matteo sarebbe arrivato. Çalhanoğlu no. Matteo. Vabbè, grazie Gambaro. Allora apri. Adesso c'è ancora. Grazie. Apri sulla sinistra. Così. C'è ancora l'Inter. Bene. Si allarga Correa. Correa uno contro uno. Bravo! Palla al centro. Çalhanoğlu. Lautaro per tiro. Lautaro Martinez. No! Che tiro! In sinistra. Barella in area di rigore. Sfiora il palo alla sinistra e consiglia. Grande azione. Dopo una bella azione. Una bella azione con la chiusura del tiro di Barella che dà solo l'illusione del gol. Questo è calcio, questo è calcio, sì. Bisogna dire la verità, questo è calcio. No, ma è un Inter adatta attenzione, è lì, guarda, solo guarda che sta calcio di Zaghi, guarda l'Inter, attenzione ancora il De Vrij, il tiro, la parata di Andano avvicinando. Sì, ma è stato un errore clamoroso di De Vrij che ha permesso un contropiede pazzesco del Sassuolo. In pratica quando giochi così alto ti prendi dei derisi. Ancora il Sassuolo però, arrembato del Sassuolo. Rosario sulla sinistra, fronteggiato da Barella. Ragazzi, svegliatevi! Parte il cross di Rosario, in due sul pallone, si ostacolano quasi i due giocatori dell'Inter. Poi palla a campanile di Frattesi, Berardi. Serie di deviazioni, ancora Barella. Dai, andiamo! E adesso andiamo! Dai, bene, dai! Adesso ci possiamo distendere! Dai, Barella! Metti adesso subito, c'è Correa! Correa cerca di andare via! Hanno preso il pallone, Correa, non ti lamentare che ha preso il pallone. Ma no, ma poi doveva cambiare subito di prima, c'erano già due che stavano entrando dalla sinistra. Djuricic, De Vrij, Marcinho, Lopez, zona tiro, poi cerca ancora Bastoni di togliergli il pallone. Ce la fa, vincono il contrasto i giocatori dell'Inter. Palle molli lì in mezzo, cercate di un po' di uovo maltina, un po' di più. Date forza e energia al vostro gioco. E adesso c'è ancora Boga. Area di rigore, Boga tenta la rigore, rigore. Netto. Ha saltato il rigore. Ragazzi, è cascato. Tornate a seguire me. Calcio di rigore per il Sassuolo. Cos'è successo, Pirovano? Lo vediamo al volo. Sterzata di Boga. Sterza in mezzo a due. In mezzo a due, uno gli aggancia il piede. Vi dico anche che è Skriniar. Skriniar che ha cercato nettamente. Non gli ha agganciato il piede. Ha messo ginocchio contro ginocchio. No, gli ha preso anche il piede. E no, rigore, allora, rigore nettissimo. Skriniar ha dimostrato purtroppo che nell'uno contro uno, nello stretto dentro l'area di rigore. Occhio che c'è il rigore. Molto c'è il rigore. È uno che causa dei rigori. Però attenzione, parlate tutti. L'arbitro invita i giocatori a non entrare in area di rigore. Berardi contro Handanovic. Si vede chiaramente. Momento importante. Sassuolo Inter. No, lo para, si vede chiaramente. Berardi contro Handanovic. Pairetto invita i giocatori a non entrare in area di rigore. Guarda il portiere, si posiziona e adesso tutto è pronto per la battuta. Fischia Pairetto. Berardi prende la rincorsa. Quasi la prendeva. Aveva intuito la traiettoria del pallone Handanovic. Gol di Berardi. Gol di Berardi che non sbaglia. C'era andato Handanovic vicino a parare questo rigore che invece è stato battuto molto bene da Berardi e quindi
108 gol col Sassuolo per Berardi, Inter in affanno, Inter in difficoltà, Inter in bambola, vediamo anche la classifica, aggiornata pesantissima in questi momentanei, i tre punti del Sassuolo che tra l'altro si avvicina al momento proprio, torna ad accorciare sulla Juve, come... ci pensano un po', ma secondo me Dumfries esce, perché secondo me è uno dei migliori, no, però deve bilanciare, deve equilibrare la squadra, così non va, c'è qualcosa che non quadra oggi. Rinvio lungo di consigli, stiamo per entrare nei minuti di recupero che non dovrebbero essere sostanziosi. Che cosa ha fatto? Arriva De Bell, si è tuffato! Fermi, che succede? Rosso. De Bell è andato, non è fallo, non è fallo. De Bell è andato da solo verso Handanovic. No, ha fermato il gioco adesso. Allora, è caduto dopo aver preso contatto con Handanovic. Secondo me si è buttato. Allora, intanto nasce tutto da una follia, sì, di una svirgolata di difensore dell'Inter. Cosa succede? Berardi è un attimo. Questa è espulsione. De Vrij fa un retropassaggio verso Handanovic. De Vrij ne approfitta, si invola verso Handanovic, che gli taglia la strada. Non l'ha neanche toccato. De Vrij in faccia l'ha preso, ragazzi. De Vrij cade. L'ha preso in faccia. E l'arbitro non fischia. Poi, adesso i commenti. C'è il contatto? Sì, l'ha preso col gomito in faccia. Allora, non so come fare. Questo è Handanovic. Io sono De Vrij, Handanovic esce, gli taglia la strada. Aspetta, però è finito il primo... E De Vrij cade a terra, la porta era praticamente vuota. C'è fine primo tempo, l'arbitro non fischia nulla in questa circostanza. Giro di commenti. Era fallo? Allora, no. Attenzione. Handanovic, diciamo... Giudicato regolare. Ve lo dico perché così se no andiamo a parlare. Handanovic alza le braccia per evitare il giocatore. Però succede che De Vrij va a sbattere contro il gomito di Handanovic, il quale non fa niente per prenderlo, però lo prende. Quindi se l'arbitro ha giudicato involontario lo scontro, è un perché tra quello che ti sto dicendo, ha alzato le braccia per dire io non faccio niente. Però il gomito del portiere prende De Vrij. Però Handanovic non è uscito davanti a De Vrij così e gli ha tagliato la strada. No, è andato addirittura di spalle, quasi a dire... Allora, cercato in tutti i modi di evitare il contatto. Sì, sto raccontando quello che è successo. No, però il contatto c'è. Poi se l'arbitro ha deciso che il contatto è stato completamente involontario, quindi è stato De Vrij andare contro il gomito, è un altro discorso. Il contatto però c'è tra i due, si vede. Quindi, sì, adesso c'è l'Inter all'arrembaggio con Bogà però che è in possesso di palla. Palleggio del Sassuolo nella propria metà campo, cerca di uscire dal pressing dell'Inter, Bogà corre verso la porta, salta tre avversari, poi dà il pallone al centro, là dove ci sono casacche bianche dell'Inter. Sono troppo precipitosi, sono troppo grossolani, pressapochisti, sbagliano tecnicamente i passaggi. Attenzione perché Rogerio al limite dell'area, il tiro all'interno rete. Sì, tre cambi. Ci sta Deco, Vidal e Di Marco. Che si è tagliato i capelli, in onore mio, l'ha fatto come Vidal, te. Vidal Vidal non è che sia un mostro di giocatore in questo quattro periodo. Cambi anche proprio fa battere occhio però. Angolo parla in mezzo, ce n'è un altro, Ferrari. Anche Darmiane, quattro cambi. Cambia adesso. Ma sai cos'è che gli fa battere fuori il calcio? No, volevamo vedere Dzeko in area di rigore adesso. E ha portato sui difensori comunque. Occhio. Ce l'abbiamo di gente che... Cianalolo ancora, dalla bandierina. La parabola verso Perisic, poi Brozovic. La conclusione, respinta. C'era un fallo di mano forse. No, fallo di mano. Allora, c'è stato il tiro al volo di Brozovic che sembrava ben diretto verso la porta, in fuorigioco invece l'ha colpita Skriniar involontariamente. Quattro cambi. Dzeko! E dai Dzekone! I cross di Perisic e Dzeko. Appena entrato va a segnare il gol di testa. Yes I am. Yes I am. Canzone incisa da Pirovano, con Max Pezzali. Cross, Dzeko di testa, stavolta però non sbaglia, pesantissimo questo gol. Sesto gol di Dzeko. I quattro cambi intanto. Pensa che erano segnati sette l'anno scorso, i quattro cambi.
Darmian per Dumfries, Di Marco per Bastoni, Vidal per Çalhanoğlu e Dzeko per Correa. Dzeko, prima palla, gol. Beh, Dzeko, ragazzi, si può anche criticare a volte, ma è un grande giocatore. Cioè, non è che possiamo stare a discutere Dzeko, scusa. È un'altra intra adesso, 1-1 al 60esimo. Ah, adesso cambi già opinione. E i ragazzi, ragazzi adesso pressano. Non dice più che in bambola adesso, Non dice più che in bambola. Il titolo in bambola adesso che facciamo, Rindone? Il titolo in bambola. Le partite durano 90 minuti, come tu mi insegni. Sì, ma io ti ho detto che siamo live. È stato 50-50. E che c'è? Sì, molto un buon piede, sì, un giocatore interessante. Anche se ho visto un Traoré di una squadra svedese, secondo me molto molto bravo. Ma si chiamano tutti Traoré? Soprattutto in Svezia. Sì, gioca un ragazzo di... Ci sono tanti Sissoko, tanti Traoré. È un 2002 che ho visto una squadra svedese molto bravo, dopo vi aggiornerò prossimamente. Sì, prego, domani ci chiami a tutti e ce lo dici. Occhio! Occhio, perché c'è adesso c'è l'Inter in possesso di palla con Lautaro Martinez. Bello, bello il lancio per Dzeko che va fuori. Rigore! Dzeko ha battuto da Consigli. Dzeko ha battuto da Consigli. Dzeko ha battuto da Consigli sul vertice dell'area di rigore. C'era. Bravo Polino, come lo dici tu? È stato servito. Dico anche una cosa, Serra, lui si è inserito molto bene, non era in fuorigioco. Ha eluso la difesa del Sassuolo. Beh, e poi lo butta giù. Il portiere lo butta giù. Allora, il portiere ha sbagliato area, tutto. Era fuori area. No, sembra no, rigore. Il portiere però, ha sbagliato. Però è andato, tutto. Guarda, è andato alla fine in tuff, cioè lo becca vabbè, perché ma lo travolge. No, ragazzi, è iniziato fuori, No, rigore. Il portiere rigore. In aria lo butta giù quando è in aria. Guarda quando lo tocca. Vediamo. Fuori, quando lo tocca è dentro l'area. Detto questo, il portiere ha sbagliato tutto perché adesso c'è un check in penalty per capire se è dentro fuori. Se dentro fuori. Ma no, ma quello è rigore netto. A me mi sembrava leggermente netto, fuori. No, è rigore netto, non fallo. Però, rigore check in penalty. Guarda che potrebbe essere, Bosio, allora, potrebbe non so essere se te lo l'inizio danno. Fuori dall'area. Ma soprattutto chi lo batte stavolta? Vidal alza la mano. Alzato la mano, Vidal. C'è Consigli che si posiziona in area di rigore. Attenzione, pure questo Lautaro Martino. È vero, ma cosa mi fai dire? 86-38 momento incredibile della partita. Lautaro è a rischio, ve lo dico. C'è la possibilità. Sta bon. No, mamma mia. Non fare il pattacca. La statistica non fare il pattacca. Se becca i rigori, becca pure i 15 punti. La statistica. Lautaro contro Consigli. Ma il rigore con 87esimo. Ocio. Calcio di rigore per l'Inter. Inzaghi beve. Inzaghi non lo guarda. C'è più il checking. Inzaghi beve l'acqua. Il checking ormai è stato esaurito. Si parte. La partenza di Lautaro. La coppia gol, Dzeko, Lautaro, Coppia Pirola, la coppia gol è Coppia Pirola. Grazie Paulino. Abbracciamoci ancora Paulino. Oh, 118. Però, se ci guarda Speranza qua. Intanto, la coppia gol, stavolta il rigore l'ha segnato Lautaro, prima il gol di Dzeko, è un Inter che ha ribaltato il Sassuolo. Da vivere il finale, tutto la seria reazione di Dzeko ha cambiato completamente la partita. Non solo Dzeko, perché anche gli altri che sono entrati non hanno fatto nulla di eccezionale, ma a livello tattico gli avversari non hanno avuto più punti di riferimento. Però Dzeko, devastante. Era nostro. Fai il serio, Pairetto, era dai. Era dell'Inter questa. Era nostro. No, per me no. È cominciato l'ultimo minuto, ragazzi. Concentrati. Ai. Non lasciateli andare. 48 secondi alla fine. Occhio, Bogà. Bogà. Questo qui è forte. È piuttosto questo qui è forte. Hanno paura adesso. 40 secondi. Brividi. Palla per Muldur. Lo prende Di Marco. Bravo Di Marco. 30 secondi. Bravo Di Marco. Palla in fallo laterale. Concentrati ragazzi, la testa. Guardatevi negli occhi. Muldur la butta dentro, in area di rigore, via! Palla via dall'area di rigore, lungo rilancio, adesso Chiri che è sul pallone, 15 secondi al termine, ultimo tentativo del Sassuolo, il cross, parte il traversone, attenzione colpo di testa, grande. Via ancora, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, e fisca la fine, è finita!
grande Bonino! Enzo, tu fai dire sempre i risultati per me e devi dire quello che dico io. Pensa quanta gente stanotte a quel dolorino. Ma pensa quanto malo viene consumato stanotte. Dedicato a tutti voi gufoni. Gufoni, però. La classifica con l'Inter che scavalca al Milan, la Roma, insomma, sono tre punti sicuramente importanti, un po' sofferti, ma forse alla fine anche meritati per una classifica che parla così dopo le vittorie di oggi importanti, importantissime, prima della sosta di Juventus e Inter, in attesa domani del big match tra Atalanta e Milan, che potrà spiegarci ancora.